Presidente Como, un finale di stagione pessimo per l'assenza della neve che fa saltare un appuntamento molto importante per il primo fine settimana di marzo. Non è purtroppo solo il fine stagione, ma no, quella stagione quest'anno non è proprio iniziata e questo veramente porta l'entusiasmo a zero, perché non abbiamo avuto un pizzico di neve per far fare almeno un allenamento o una gara ai ragazzi. Mai successa una cosa del genere. Vengono a mancare anche delle risorse per un fine settimana intenso con presenze importanti che sicuramente, come è accaduto anche precedentemente, avrebbero portato a un certo movimento economico non indifferente. Assolutamente sì, erano 4 giorni dove avevamo tutto il centro-sud qui ad Alfedema, riusciamo a lavorare con alberghi, ristoranti, con tutto l'indotto, perché comunque è l'economia che si creava, e non solo ad Alfedema ma anche nei paesi limitrofi per la ricezione degli alberghi, e purtroppo non c'è stato nulla. Sono stato costretto ad annullare una gara con tanta amarezza, perché l'abbiamo preparata veramente con tanto lavoro e ci siamo battuti fino alla fine. Aggiungo pure, e forse è doveroso fare un ringraziamento alla persona di Roberto Del Castello, perché siamo andati anche sugli impianti, lui si è messo a nostra completa disposizione, visto che loro hanno un innevamento programmato, la neve ci stava pure, però purtroppo non ha le caratteristiche per un anello di sci di fondo e quindi ci siamo dovuti arrendere pure là. Appunto, stavamo parlando degli impianti di Roccaraso. In considerazione di queste stagioni anomale, dove abbiamo avuto temperature veramente incredibili, lei come immagina il futuro di questo territorio per quanto riguarda gli sport invernali? Io credo che sia ora di guardarci negli occhi, è ora di avviare un progetto di fare almeno 4 poli di fondo innevati in Abruzzo, dove c'è la tradizione dello sci di fondo che ha fatto un'infinità di gare nazionali, ha portato dei risultati, e di fare 4 poli di fondo: Pesco Costanzo, Alfedena, Passo Godi e Opi. Perché se non ci sarà questo, il futuro dello sci di fondo sarà finito, e credo che un impatto negativo per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda l'intonde economico delle aree interne, ne pagherà le conseguenze. Quindi immagino che lei abbia parlato anche con i suoi colleghi di queste località, insomma, per fare una sorta di consorzio da presentare agli enti preposti. No, io ho fatto solo, ho incontrato i miei colleghi dei vari sci club dell'Alto Sangro, che poi lo sci di fondo dell'Abruzzo è l'Alto Sangro, e loro sono tutti concordi con me per avviare un progetto per far sì che vengano fatti questi innevamenti, perché sennò veramente rischiamo di chiudere. È una tradizione che io mi batterò con i denti fino alla fine affinché questo non succeda. E anche a Capracotta, che generalmente insomma una stazione che ha fatto registrare importanti metri di neve, anche lì insomma sono andati male. Assolutamente sì, infatti io prima di annullare questo evento ho cercato tutte le strade, anche con gli amici di Capracotta, ma purtroppo non c'è un pizzico di neve neanche là. E bisogna assolutamente guardarci negli occhi per fare degli innevamenti programmati, perché dove esistono gli innevamenti programmati hanno lavorato, hanno fatto la stagione, e abbiamo l'esempio di Roccaraso, che comunque con le nostre stesse temperature ha salvato la stagione con quel po' di neve che hanno fatto, ma hanno lavorato. Se ce l'avessimo avuto anche noi, questo a noi non sarebbe successo. Come proseguirà adesso la vostra stagione? La nostra stagione ormai è alla fine, i ragazzi hanno sciato pochissimo, ci sono 3 eventi importanti, dobbiamo andare al nord. Ci sono i camminari italiani Under 14, poi ci sono gli Under 16 e poi ci sono gli assoluti a Pragelato, dove sarò presente pure io, perché io faccio parte della Commissione Nazionale e quindi ho un impegno istituzionale pure là e sarò presente. Questo è l'ultimo impegno che ci abbiamo una gara a Capracotta, ma le condizioni sono queste, quindi è finita la stagione. E aspettando naturalmente poi la primavera, dove lo sci club credo che riproporrà un appuntamento con lo Schirol. Assolutamente sì, guarda, vi dico che vi anticipo che gli amici di Capracotta l'hanno chiesta, io sto facendo anch'io per farla una gara, perché no, io non mi arrendo davanti a niente, bisogna andare avanti per far sì che questo sistema cresca e non finisca.